Barone Vassallo, siamo al 12 maggio 2023. Buonasera a tutti. Allora, è notizia di questa mattina, praticamente è su tutti i giornali del sistema, no? È su tutti i giornali del sistema che i conti dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, INPS, sono da quest'anno in rosso. Perché i conti sono in rosso? Perché tantissime persone hanno perso il lavoro, tantissime altre stanno prendendo il reddito di cittadinanza, altri hanno avuto lo scivolo per andare in pensione. Naturalmente ci sono i vitalizi maturati dai vari senatori e parlamentari, e quindi l'età media aumenta, le persone vivono sempre di più, i giovani sono sempre di meno, le nascite sono sempre meno, e allora i conti vanno in rosso, i conti INPS vanno in rosso. Ma cosa succede se i conti dell'INPS vanno in rosso? Potrebbe saltare il sistema pensionistico italiano. Ma se saltasse il sistema pensionistico italiano, cosa succederebbe? Si andrebbe verso una situazione migliore o verso una situazione peggiore? Qual è la risposta? La risposta, e qui mi beccherò tante critiche da coloro che ascoltano, ma la risposta in realtà è una, e purtroppo è cruda. Se il sistema pensionistico italiano collassasse, se non si pagassero più le pensioni, sarebbe la salvezza di questa nazione, e vi spiego perché. Mi capita spesso di parlare sia con ragazzi, sia con uomini, sia con persone anziane. Allora, se tu prendi un ragazzo di 23-24 anni e gli fai la domanda: ma tu lo sai che l'economia di questo paese è in pessimo stato, è al collasso, i vari 41 bis a cui ci hanno obbligato hanno fatto chiudere aziende, hanno fatto licenziare persone, i giovani non lavorano più in Italia e fanno bene. Io consiglio sempre a tutti i ragazzi: se dovete vivere in Italia, non lavorate; se volete lavorare, andate via dall'Italia. Io sono la bellezza di 25 anni che vengo distrutto dal fisco italiano, dalle gabelle italiane, da un sistema che disincentiva ogni persona che vuole lavorare, che vuole fare economia, cioè che vuole far crescere l'economia, che vuole essere indipendente dalla società, non pesare sulla società. E allora, tornando alla domanda iniziale, se a un ragazzo di oggi gli dici: senti, scusami, ma lo sai che l'Italia sta andando in questa situazione? Lo sai che le cose vanno malissimo per colpa di un governo che più va avanti, più cambia e più fa schifo? Allora il ragazzo ti risponde: no, ma guarda, io per fortuna ho
la mia mamma, il mio papà, i miei nonni che sono in pensione, che hanno gli affitti, hanno le cose, e allora io non posso pensare a queste cose, ragazzo, perché queste sono cose che non competono me, competono la politica. E questi sono i giovani di oggi. Se tu parli con un ragazzo di oggi, ti dice questo. Naturalmente una ragazza invece ti dirà: ah, a me non importa, perché io per fortuna ho i soldi per andare a farmi le unghie, ho i soldi per il parrucchiere, ho i soldi per andare a fare l'ape il venerdì, il sabato, a me interessa solo quello, io della politica, delle cose economiche non me ne intendo. Queste sono le ragazze. E infine, naturalmente non parlerò della popolazione media, di media età, perché poi tra le popolazioni di media età ci sono sempre anche le vie di mezzo, quindi o le vie di mezzo o comunque le persone intelligenti che sanno di cosa stiamo parlando. Parliamo invece degli anziani. Gli anziani a Roma, se tu chiedi: ma signor Mario Rossi, signor Mario Bianchi, signor Mario Verdi, lei sa che la situazione economica della nostra nazione, a colpa delle scelte folli di questa politica, praticamente ormai è vicina al collasso, è vicina alla distruzione? Il pensionato romano medio, penso anche delle altre parti, ma io parlo di quello romano perché siamo a Roma, lo sapete cosa gli risponde? Il pensionato romano medio ti dice: e a me che cazzo me ne frega, io la vita mia ho fatta, saranno cazzi dei ragazzi, sa vedranno loro, a me mi basta la mia pensione, a me mi basta questo, me ne vado allo stadio, quando capita c'ho la ragazzetta, quella là che te pia 30 euro e te fa tutto, a me dei ragazzi della politica, dei ragazzi dell'economia non me ne frega niente. Questa è la risposta tipica del pensionato romano. E non, guardate, io non è che vi ho fatto esempi esasperati, voi venite a Roma, prendete un pensionato medio che trovate all'uscita di un supermercato, prendete un giovane medio che trovate fuori dall'università, prendete una ragazza media che trovate fuori dalla discoteca, fuori dal parrucchiere, dal coiffeur, e vi darà le stesse identiche risposte che vi ho dato io in questo video. Quindi, tornando al discorso di prima, se l'INPS fallisse sarebbe una sorta di incitamento a un movimento da parte delle categorie più presenti in questa nazione. Perché? Perché ci campano letteralmente intere famiglie con le pensioni dei nonni, della nonna, del papà, della mamma. Quindi un eventuale collasso INPS finalmente porterebbe queste persone ad alzarsi dalla poltrona, dal divano, anzi dal sofà, che adesso va tanto di moda, su cui sono accomodati praticamente da quando sono nati. Ora, torno a ripetere, mi prenderò tutte le critiche che vorrete, perché lo so che è un argomento scottante, perché perlomeno in questa città, in Roma, il 70% delle famiglie, delle persone, vive grazie alla pensione di nonni, nonne, papà, mamme e via discorrendo, fratelli invalidi, eccetera eccetera, ma quello comunque è un'altra questione, quella, per carità, quello che riguarda l'invalidità non si tocca, anzi
le persone invalide dovrebbero prendere il doppio di quello che prendono, perché in questa nazione non si capisce quanti bisogni abbiano una persona, abbia una persona invalida, una persona che ha delle patologie gravi, diabete, tumori, malattie neurodegenerative e via discorrendo. Purtroppo questo non si capisce. Però è anche vera una cosa, che se noi dobbiamo essere reali, dobbiamo essere veri, dobbiamo dire la verità nuda e cruda come dovrebbe essere, un eventuale collasso dell'INPS porterebbe soltanto una ventata di movimento in uno stagno pieno di acqua putrida, putrescente e maleodorante. Dovevo dirlo, questo dovevo dirlo, perché non posso dire ah no, l'INPS non si tocca perché... No, purtroppo le pensioni hanno distrutto questo paese, il tessuto mentale, psicologico delle persone di questo paese. Ci vediamo domani, ciao a tutti.